Bike Riders, lo stile italiano. Ci sono tante bellissime macchine, tanti bellissimi ricordi. Poi la cosa bella delle auto d'epoca è che ogni macchina ha la sua storia. Si portano dietro la storia dei loro proprietari, si portano dietro la storia dei loro meccanici. È fantastico come un'autovettura possa unire quante più maestranze, quante più passioni, perché molto spesso questi autoveicoli dimostrano l'amore e la passione che sembra che col tempo si affievoliscano nelle cose. Ci danno anche delle soddisfazioni. La soddisfazione che ho io nel pulire personalmente l'automezzo non l'avrei con nessuna auto moderna. Quindi c'è questa cosa, no? Questa follia, però c'è. In effetti qui è tutta gente folle, qui non stanno bene, tu li inquadri, li vedi, gente che ha problemi seri, ma che viene qui non per guarire, solo per curarsi. Gli leggi negli occhi questa paziente, questo amore profondo per gli oggetti, quindi stanno qui, lo vedi che stanno perdendo tempo, ma è un tempo necessario. Il mondo dell'auto storica che noi rappresentiamo con il nostro museo è un mondo estremamente affascinante ed interessante, non solo perché rappresenta una forma culturale a 360 gradi, per cui attraverso un'automobile si valorizza tutto il patrimonio del Made in Italy, ma anche la cultura, lo stile, la bellezza, la classe, quindi non solo la meccanica, ed è anche una nuova leva, diciamo, di comunicazione e di marketing che ci sta caratterizzando in tutto il mondo per i prodotti di alto profilo e alto contenuto culturale. Inoltre sono convinta che questo è anche un mondo che farà crescere un nuovo comparto economico, in quanto c'è una forte ricerca di artigianato di alto livello per tutto ciò che concerne proprio la manutenzione e il lavoro che segue alle auto d'epoca. Quindi io credo fortemente in questo filone, anche perché arricchisce il nostro territorio di cultura, di storia, ma anche di molto prestigio. Thank you.
Volvo è qui a Verona Legend Cars per celebrare Heritage, per celebrare la sua storia e la sua modernità, perché Heritage per Volvo è la tradizione che autentica il presente, per capire, per comprendere bene perché le Volvo di oggi sono Volvo al 100% e che sono figlie della storia della casa. Per celebrare e per descrivere Heritage di Volvo abbiamo portato qui sullo stand di Verona Legend Cars tre modelli estremamente significativi della storia di Volvo. Alle mie spalle ci sono una P1008 degli anni 60, una vettura che è diventata famosa in tutto il mondo anche grazie alle, diciamo così, alle avventure di Simon Templar, del Santo, una serie televisiva che spopolò veramente in quell'epoca. Dietro c'è una PV544, un modello che noi abbiamo nella nostra scuderia Volvo e che utilizziamo per le gare di regolarità storica e che ha un passato glorioso nel mondo delle corse, avendo vinto nel 1965 il Safari Rally, il rally più massacrante del mondo. Queste due vetture servono da ponte sul presente e abbiamo qui in anteprima italiana Volvo XC90, la SUV di lusso che stiamo per lanciare sul mercato e che appunto qui il pubblico italiano ha modo di vedere per la prima volta. Quindi l'XC90 è figlia della storia di Volvo e anticipa il suo futuro e quindi abbiamo anche le due vetture che in un certo senso l'hanno, negli anni 60 hanno determinato il corso che poi ha portato appunto a XC90. Noi qui della Old Time Gallery di Toffen, siamo la prima volta a Verona è l'esposizione di auto d'epoca. Noi rappresentiamo una casa d'aste svizzera che fa delle aste tre volte all'anno. Due le facciamo a Toffen, nel cantone di Berna, dove vendiamo delle vetture piuttosto semplici, da portata di mano. Invece questa è del 13 giugno, che sarà a Zurigo, presso il centro sportivo dell'Hotel Dolder, è un'asta di vetture che sono piuttosto di alta gamma. Un evento bellissimo dove si incontreranno delle vetture fantastiche, dove ci sarà l'opportunità di acquistare vetture di alta gamma in un ambiente assolutamente esclusivo. La Motor Gallery in questi anni ha puntato molto sulla qualità, la qualità espositiva, la qualità dei mezzi, dell'automobile, delle auto, delle moto, ma soprattutto noi dobbiamo vendere il nostro territorio, un territorio straordinario che tutto il mondo ci riconosce. Non è solo motori, quei grandi brand Ferrari, Maserati, Pagani, Stanguellini, le collezioni private, i musei, è anche il food, è anche l'accoglienza, è anche la capacità di accogliere in modo amichevole i nostri ospiti. Ecco, Modena Motor Gallery continuerà su questa strada nella ricerca continua di essere sempre più competitivi sul piano della qualità. È una giovane manifestazione che si è caratterizzata per i primi due anni
esclusivamente sul motorismo italiano e che aprirà le proprie frontiere anche ad altri marchi con la prossima edizione. È molto importante dire due cose. Uno, il mercato in Italia è a volte, alcuni dicono, difficile, alterno. Di sicuro chi ha dei bei mezzi, delle belle auto e belle moto le vende all'estero. Molti di questi pezzi non torneranno più in Italia e si rischia oggettivamente di perdere un patrimonio che tutti ci riconoscono. Ecco, Modena Motor Gallery è la capitale dei motori, nasce proprio con questa intenzione, valorizzare i nostri brand, ma ci rendiamo anche conto che dobbiamo aprire ad altri marchi stranieri per non concorrere anche noi per certi versi a portare all'estero il patrimonio che è rimasto. Abbiamo anche adeguato la data, dopo due anni si terrà a settembre, 26-27 settembre, la terza edizione. Lo abbiamo fatto proprio per andare incontro anche a molti suggerimenti che sono arrivati sia dagli espositori che dai visitatori delle due passate edizioni. Noi contiamo, praticamente diventiamo un po' i primi della stagione. Riteniamo con questo, siamo molto fiduciosi, i segnali sono molto 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 positivi di avere ancora più successo dell'ultima edizione.